Quando ero ragazzino, nella mia famiglia si mangiava molta carne. Mi ricordo che ogni domenica a casa mia eravamo costretti agli arrosti domiciliari, soprattutto quando venivano i miei zii. C'era mia zia che era bravissima a cucinare, pollo, tacchino, faraona. Una volta mi disse: ieri ho fatto la porchetta. Io replicai imbarazzato: zia, ma che dici? E lei: la vuoi assaggiare pure tu? Io, sempre più imbarazzato, non sapevo cosa rispondere, finché lei non mi tagliò davanti a me una fetta di porchetta, che ancora non sapevo cosa fosse. A vederla mi sembrava una cosa brutta, piena di grasso, ma come la mandai giù, un sapore. Quella fu la mia prima volta, il mio primo rapporto con la porchetta, che fu per me maestra di vita. Certe cose, finché non le tocchi con mano, finché non le assaggi, finché non ti entrano dentro, non le puoi capire. Alessandro Di Pietro. Eccomi qua, buongiorno, buongiorno, grazie per la vostra puntualità, precisi, spaccati, mezzogiorno, come la cannonata che tutto il giorno alle ore 12 sparano dal Gianicolo. Perché dico questo? Perché è una puntata oggi tutta romana. Oggi parliamo di un prodotto davvero tipicamente laziale, tipicamente dell'area romana, anzi tipicamente dei castelli romani, così denominati. Avete certamente capito che oggi parliamo, guardatelo un po', che meraviglia, la porchetta, mamma mia. E abbiamo il piacere di avere con noi, pensate un po', il principe della porchetta, il signor Flavio Mancini. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Come la devo chiamare, Flavio Mancino o il principe? Beh, Flavio e basta. Vabbè, Flavio il principe. Adesso però io vado fuori scaletta. Si può alzare per cortesia? Ecco. Certo che è un principe, c'ha pure il physique di Rolle per principe, la porchetta. Prego, si accomodi. E insieme a lui ho il piacere davvero personale di avere un collega, un attore, un uomo dello spettacolo, e in questo momento sappiamo quanto sia duro il mondo e il periodo che è riservato agli attori e allo spettacolo in senso generale. Abbiamo il piacere, benvenuto Ariele, grazie. Ariele Vincenti, eccolo. Buongiorno, qua. Grazie a voi. Bene, insieme ovviamente a Luca Sessa, che oggi ci darà diverse spigolature. Buongiorno. Ciao, Alessandro, buongiorno. 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 Io ho visto che prima hai corrotto il principe e ti sei fatto dare questa bella fetta di porchetta. Mi avete che dire, tiro Mancino questo, fai un piatto con la porchetta, perché quella è buona così. È già piatto pronto. Allora, solo un'interpretazione. Dimmi. La porchetta va nel panino, no? Sì. E con la cicoria ci sta bene, principe? Sì, sì. Allora faccio un pancotto con sotto la cicoria, aglio e io peperoncino. È a mano allora sua proprio. Ah. Principe, quella fetta che abbiamo dato a Andy, quanto costerà più o meno? Circa un etto, ma il negozio deve pagare un paio d'euro. Un paio d'euro, eh? C'ho tre porzioni qui però. Allora facciamo un euro, dai. Quindi ho calcolato un euro e 40. Che ne dici? Fai un euro e 50, non so perché lo faccio bello ricco. Bello ricco, un euro e 50. Ma non può essere un euro e 50 quel magnifico calice di Tommaso. Che vino presentiamo oggi? Un vino spettacolare, un vino d'artista. Si tratta di Michele Placido come produttore, Placido Volpone. Allora siamo in Puglia. Siamo in tema, Vincenti. Benissimo. Allora, principe, ma dove è nata? È vero che la porchetta è romana, o dove è nata la porchetta? Però me lo dice, ci pensi prima, dopo questo servizio che abbiamo realizzato. Guardate. La porchetta rappresenta uno dei prodotti tipici più amati e famosi del centro Italia, in particolare del Lazio, il preciso luogo in cui sarebbe stata inventata e tuttora oggetto di ferventi polemiche. Tuttavia, gli abitanti di Ariccia rivendicano la paternità della ricetta originaria, ricetta che invece mette d'accordo un po' tutti. Si tratta innanzitutto di un maiale di sesso femminile, da qui il nome porchetta,
che viene insaporito all'interno con sale, pepe e altri aromi. Viene poi cotto per un tempo che varia tra le 6 e le 8 ore e rivestito con lo strutto colato, una procedura che dona la tipica crosticina croccante. In tutte le caratteristiche fraschette dei castelli, protagonisti delle scampagnate di molti romani, viene servita in purezza con del pane e accompagnata da un buon bicchiere di vino rosso. Allora, principe, dove è nata la porchetta? Ma è vero che è romana, è etrusca, è... Ci sono... chi l'ha portata? Gli arabi, chi l'ha portata? Ci sono parecchie scuole di pensiero in questo. Addirittura? Sì, sì. C'è chi dice che viene dagli etruschi, dagli antichi romani, pensa, c'è una leggenda che dice che Nerone si faceva portare direttamente dai castelli romani, da Riccia, da Albano, da Rocca del Papa, la porchetta. Qualche altra scuola dice da... Tutti ce l'hanno con Nerone, ma mi pare che si trattava bene, però. Qualcuno ha individuato anche il maiale abbrustolito, diciamo così, in Cina, nell'antica Cina. Ma per tornare ai tempi nostri, diciamo che proprio la porchetta, perché allora si cucinava con l'osso, la porchetta si cucinava con l'osso. Ai tempi nostri, dalla fine dell'Ottocento, diciamo che nel territorio di Albano, Ariccia, soprattutto Ariccia e Rocca di Papa, si comincia ad usare il maiale disossato e diventa la porchetta, perché è un processo molto più sofisticato, diciamo, più al passo con i tempi e diciamo, ha avuto lo sviluppo importante da una produzione, diciamo, che era soprattutto per le zone limitrofe, diventa la produzione a livello industriale. Principe, ci sono varie versioni. Mi corregga se dico le cose sbagliate. C'è la porchetta al rosmarino, c'è la porchetta al finocchietto. Qual è meglio? La ricetta originale. La porchetta IGP da Riccia originale. Bravo. È sale, pepe nero, aglio e rosmarino, senza additivi, senza conservanti. Magnifico. Allora, questa è la classica porchetta IGP di Ariccia. Questo è il tronchetto. Diciamo, è il tronchetto di Ariccia, che è un derivato della porchetta, è il centro del maiale, è il centro della porchetta. Come... Classico IGP di Ariccia: aglio, olio, aglio, sale, pepe e rosmarino. E maiale. Basta, e il maiale. Senta, io ho visto prima quando ha affettato a telecamere spente, quando ha affettato la fetta per Andy Luotto, che il coltello è andato giù tranquillo. Ha sentito il rumore della crosta. È come crack. Perché è cotta, diciamo, al forno a 200 gradi per 5 ore. E quindi questa crosticina dipende da questa cottura. Da questa cottura, che è cotta, diciamo, in modo violento, in modo forte. E per 4 ore e mezza, 5 ore, poi vedi la carne rosa, la crosta bruscolita, cioè questo è soltanto tipica da Riccia, perché negli altri diciamo, nelle altre regioni, soprattutto nel centro Italia, è più, diciamo, una cottura più lessata che a grill. Il nostro pubblico, quello romano che ci segue, sa perfettamente di che cosa parlo o parlerò, però a noi che siamo proiettati ovviamente in tutti gli angoli e le province e i territori italiani, vogliamo spiegare che cos'è la porchetta, che fa rima con un altro termine, fraschetta, affrascati, esatto. C'è la fraschetta e si mangia la porchetta, esatto. Vogliamo spiegare che è la merenda in cantina? Perché nel centro Italia l'uso della carne cotta mangiata a temperatura ambiente è risaputa, diciamo, è quotidiana, come è tradizione proprio. È tradizione, ma soprattutto per quanto riguarda, c'erano i cantieri, gli uomini che andavano nelle vigne a vendemmiare, a fare le olive, si ritrovavano la sera, andavano o dagli ambulanti o dalle piccole botteghe, compravano la pagnottella con la porchetta, fondamentalmente è un prodotto, è una pagnottella la porchetta, che non puoi fare un primo, adesso qualcosa li stanno inventando col secondo, perché era un prodotto conviviale, cioè nei cantieri, nei posti di lavoro, poi nelle fabbriche, tutta, la pagnottella... Principe, nei cantieri non era proprio una pagnottella, era mezzo filone.
ce lo ricordiamo, sì, bellissime, sì, 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 quelle scene. Comunque soprattutto il prodotto conviviale che ti fa. Senta, lei forse insieme, che ha seguito qualche puntata del nostro programma, avrà notato che oggi non abbiamo, meno male, non abbiamo portato la nostra nutrizionista. E quindi, perché figurati, ci faceva strisce. E quindi, adesso io le pongo una domanda, ci pensi, la porchetta, come dire, è grassa o è magra? Ma prima di sentire la sua risposta mi voglio collegare con i nostri mercati e vedere che cosa ci dice, per esempio, Amanda, che ha affermato qua e là in un mercato romano, non poteva essere altrimenti, alcuni consumatori. Sentiamo un po'. Alessandro, buongiorno. Eccoci qui dal mercato di Casal dei Pazzi con il signor Mauro per parlare di porchetta. Buongiorno, signor Mauro. Buongiorno. Allora, innanzitutto, lei riesce a trovare la porchetta dei Castelli facilmente? Sì, penso di sì, perché quella che vendono qua dentro viene e abortano dai Castelli. E come la mangia di solito, al naturale o con la classica ciriola? Col pane, la ciriola non si trova più, ma col pane. E quanto la paga di solito letto? La porchetta costa intorno ai 15 euro al chilo, insomma, una cosa del genere. Però io prendo il panino e mi vanno a pagare il panino. Non c'ho questa attenzione. Grazie mille, signor Mauro. Dal mercato di Casal dei Pazzi, a te la linea, Alessandro.